Siamo qui in Piazza delle Brimule, è il 31 maggio e siamo qui in Piazza delle Brimule, approfittiamo per fare un'intervista a Lorenzo. Lorenzo è un arzillo, definirlo vecchietto è un'offesa, ma insomma c'ha il suo, ecco qui con il suo, la sua carrozzina che si appoggia un pochino, ma quanti anni hai Lorenzo? 92 mesi. 92 mesi, pensate un po'. E viene da via Guarcino. Ha una lamentela da fare e riguarda diciamo la sistemazione dell'area verde di via Fontechiari. Ecco, via Fontechiari. Ecco, l'ha chiesta a tanti, adesso mo ce lo dirà lui a chi l'ha chiesta e chi gli ha promesso che avrebbe diciamo sistemato uno schifo, perché è una zona degradata, ci sono solo due panchine. E lì ci sono tantissime persone anziane che vorrebbero insomma sostare, ci sono degli alberi, c'è un po' di verde, ci sarebbe un po' di verde, adesso tutta erba alta e zeppi. Lorenzo? Prima di tutto ci ha fatto le aiuole, lì c'è l'eccesso dei cani, quelli, tutti i cani vanno a fare pipì in queste aiuole, ma che ce l'ha fatta a fare queste aiuole lì? Lì se ci faceva tutta una piazza, almeno pure i ragazzini ci pattinava, ci giocava a pallone, eccetera. Invece i cani di tutte 100 celle, non voglio dire 100 celle vecchie, 100 celle storiche, passano tutte lì i cani a fare pipì. Io dico, ma se mischia tra persone e cani... Sì, adesso a parte questo va bene, questa è una cosa grave che la segnaleremo, ma... La promessa della sistemazione degli alberi, delle panchine, del taglio di verde, quanti te l'hanno fatta e fino a quando? Quello che cerco io. Lorenzo, a chi ti ha promesso che sarebbe venuto? A quante persone l'hai detto? Mi sembra che avevi detto anche al presidente. Signore. Sì, ma lui, voglio dire, lui è un cittadino come noi. Ho capito. A chi l'hai chiesto? All'assessore... All'ambiente? All'ambiente quella è. Giulia Pietroletti, quella signora, sì. Poi? Lui, e l'ho vista alle spalle, manco l'ho vista. Sì. Poi al presidente lo disse, per prima al presidente. Palmieri? Stava un buon giorno lì a piazza, stava lì avanti alla chiesa. Ah sì, sì, parla di una manifestazione del PD sulla strada in piazza, sì, del 5 aprile mi sembra. Un angolo di via Fontechiari, perché noi siamo cittadini... De Centocelle, non siamo di altre poste. E ti ha detto lui? E mi disse di sì. Poi mi ha presentata l'assessore all'ambiente, sì, sì. Mi ha presentata questa. Io veramente stavo seduto questa di spalle così e mi ha detto va bene se stimiamo. Hai visto più, sono passato il 2000. E va bene. Poi, adesso... poi quel ricetto che mi presentasti tu. Ah sì, Procacci. Quello sì. Che è quello. Sì, è un consigliere. Ha detto di sì, ma io... Amorico, io ste prese per culo mi dà fastidio. Va bene, adesso rinnoveremo questo messaggio. Questo è un messaggio, diciamo, un videomessaggio di Lorenzo. Residente da sempre in via Guarcino che fa questa rivendicazione. Comunque vi dico che stiamo aspettando ancora, ci avevano promesso Piazzale delle Camelie che avrebbero fatto dal 26, dal giorno dopo la manifestazione che abbiamo fatto per l'anniversario. Io sono venuto là qua mattina del 25 maggio. Hanno detto che avrebbero cominciato i lavori di rifacimento della sistemazione, ancora aspettiamo. Comunque adesso questa la mandiamo al presidente Palmieri. È un'altra cosa, via Guarcino, io sono 43 anni, non c'è l'illuminazione pubblica, questo è un altro scandalo. Manca un lampione, quello già l'avevamo detto. Ai tempi di Roberto Mastrantonio, mi ricordo che facevamo anche le foto lì. Il marciapiede, perché è stato scorporato dai lavori fatti là dentro? Questo lo riprendiamo anche in mano questa qua. Cerchiamo Io dico, perché cerchiamo... è stato scorporato? Questo non lo so. Lì, va bene Lorenzo, e dopo se no è troppo lungo non me lo vedono più. Questa video intervista a Lorenzo, 90 anni e ancora voglia di rivendicazioni e di richieste giuste per il quartiere. Ci sentiamo presto, spero... Ho ancora voglia di lavorare. E lo so, speriamo che arrivino risposte, vediamo, questa è una sfida che mandiamo al municipio, già da oggi. Se lì
se lì non ci mette altre panchine, quelle due levamolo. Lo so, ma hai visto, le panchine stanno lì a Villa De Santi, te lo dicevamo prima, 37 panchine in 3.000 metri quadrati. 30, ma l'ho contate, l'ho contate anch'io. Quelle... Va bene, Lorenzo. E sei ne state dietro. E in altre 10 sta internate dentro alla stessa via di quelle. Sì, sì, sì. Va bene, Lorenzo. A presto, speriamo di portare una bella risposta. Alla chiesa, alla sua.